signori, bentornati sul mio canale, ma soprattutto in questo nuovo episodio, il terzo della YouTuber Summer Cup 2024. Abbiamo vissuto la fase a gironi nei primi due episodi e oggi cominciamo a scoprire alcuni verdetti importanti. Traducendo, ci sono le prime eliminazioni perché si passa ai playoff. E visto che stiamo entrando nel vivo, ringraziavo Gillette per aver supportato questa YouTuber Summer Cup. Adesso vi dico di più, perché la squadra vincitrice avrà in omaggio un VIP pass per la Bomber Cup di novembre, proprio con Gillette, quindi un motivo in più per provare ad alzare quella splendida coppa che avete visto. Detto questo, rapidamente vi ricordo di supportare questa serie, lasciare un like, iscrivervi al canale, abbonarvi per le partite integrali, un'altra cosa importantissima, e poi di seguirci su Instagram. E quindi bentornate a Lasagna e Alice Muzza. Buonasera, eccoci. Ciao, buongiorno. Buonasera, buongiorno, alterniamo. E vi ricordo adesso le partite dei playoff, partendo da Juve Verona e subito dopo il derby di Roma, per concludere con Fiorentina-Napoli. Ecco, visto che hai ricordato quali partite si stanno per giocare, sì, voi due avete la responsabilità delle interviste, quindi andate subito a cercare qualche protagonista che io qui ho da fare. Arrivederci, andate. Arrivederci. Ciao, ciao, ciao. A dopo. Buon lavoro. Allora, parlo con due microfoni perché fa più figo e chiamo accanto a me colui che racconterà meglio di me, e thanks Ardic, le partite del pomeriggio e della serata. C'è Riccardo Mancini, eccolo qui. Che onore. Anche quest'anno con te, eh. È bello. Quanto sei contento? Ma perché sei così alto? Io non ce la posso fare. Aggredito subito. Guardo a casa così. Cioè, ti posso dire quanto sei contento, dai. Tantissimo. Domanda secca: chi vince la Summer Cup? È tosta, però. Il Bologna, dico. Arrivederci. Dico il Bologna, ciao. Siamo qui al secondo giorno della Summer Cup e sono successe diverse cose durante la notte. Ci sono stati degli infortuni, per esempio Simone Crispo purtroppo non sarà della partita per il Napoli, e non sarà della partita per il Napoli anche Fuse Gamer. Abbiamo dovuto quindi trovare quantomeno un sostituto per uno dei due, tra cui il giocatore più importante, Simone Crispo, che verrà sostituito da Fabio Di Mauro, che avevamo lasciato fuori un po' per gli equilibri delle squadre, che abbiamo tentato come sempre di farli un po' pari per tutti, perché altrimenti ci sono squadre avvantaggiate e squadre non. Andrea Fuse Gamer però non potrà essere sostituito perché non abbiamo trovato un giocatore all'altezza di Fuse Gamer. Questo cosa significa? Che il Napoli giocherà in 6. E come funziona quando una squadra gioca in 6? Abbiamo messo una regola dei 15 minuti per far giocare tutti. Potrebbe essere un vantaggio per il Napoli giocare senza Fuse Gamer? Potrebbe. Quindi abbiamo deciso che anche le squadre avversarie non seguiranno la regola dei cambi. Tra le defezioni della notte, anche la Roma rischia di avere una defezione, perché a quanto stanno le ultime notizie, Michele Vapolla non sta al meglio. Il ragazzo però ha deciso di provarci fino all'ultimo, quindi farà dei tentativi in campo per poterci stare. Altrimenti anche per la Roma si attuerà la regola del restare in 6 giocatori e automaticamente quindi di dare l'opportunità alle squadre avversarie di giocare senza la regola dei cambi. I gol che verranno segnati in queste partite non varranno per la classifica capocannonieri come ogni anno. Ricorderete 2 anni fa, per esempio, Samuel che effettua 6 reti e non gli sono valsi. Prima di procedere con questa nuova puntata, permettetemi di ringraziare Okta. Ora, non so se lo sapete, ma uno dei modi per gestire i vostri fondi è il trading e l'investimento responsabile. Mi raccomando, responsabile. E uno di questi modi è Okta, ovvero un broker europeo di CFD affidabile e autorizzato. Offre un'app mobile e un sito web all'avanguardia, con tutto ciò che serve per prendere decisioni di trading informate in una piattaforma innovativa e appunto all'avanguardia. Tra le altre cose, Okta non ha commissioni nascoste e ha uno degli spread più bassi sul mercato. Accettano tutti i metodi di pagamento e sia i prelievi che i depositi sono gratuiti. Inoltre offre un conto demo per esercitarsi con un deposito virtuale prima di fare trading sui mercati reali utilizzando il denaro. Ma sarò sincero, dopo aver provato la versione demo, la cosa che mi piace di più è la comodità dell'applicazione, il fatto che posso usarla sia sul mio telefono che sul mio computer. Quindi vi consiglio di volare in descrizione per provare Okta e cominciare già da oggi a fare un passo verso un trading consapevole e intelligente. Complimenti, siete ancora quota 0 gol. Sì, ma abbiamo già individuato il problema e la preparazione atletica è stata sbagliata. Però abbiamo un'arma segreta. Il nostro imprenditore Federic ha spronato tutti offrendo un box della sua collezione per ogni gol segnato. Oggi il Verona ci farà vedere veramente quello che vale. Ci proviamo. Studiamo la maglia perché tanto sto già sudando e quindi... Dai Verona! Dai Verona, è proprio... Verona.
Benissimo. È un mix. Come saranno questi playoff per la Juve? Speriamo bene. Secondo me, rispetto alla prima partita contro il Bologna, già contro il Napoli abbiamo fatto un pochino meglio, ci siamo trovati meglio in campo. Spero che la partita di ieri col Napoli sia un inizio. Riguardo il Bologna, speriamo di non incontrarlo più perché è troppo più forte. Amici della YouTuber Summer Cup, benvenuti alla Boreale. Si parte con i playoff. La prima partita mette di fronte Juventus e Verona. Si parte alla Boreale, divertiamoci, inizia Juventus-Verona. No week. Non ci sono ancora tanto spazio mentre Federic è solissimo. Allora accompagna anche Mkhitaryan, ci prova anche lui. Instakeeper protegge con lo sguardo l'uscita del pallone. Sali con la palla, sali con la palla, sali. Instakeeper, campo lunghi, suola, punta, Ron, controllo, destro in porta, quasi, largo. Juve meglio a livello offensivo, il Verona si difende e riparte. Federic, ancora contro Pipega, perde il contrasto Pipega, Federic ha la possibilità per fare 1-0 ma decide di cestinarla, di buttarla. Va bene Fede, bravo Fede. Punteggio non si sblocca, sempre a 0-0, Federic molto vicino all'1-0, qui occhio alla Juventus che arriva con Campolunghi, primo tiro in porta e primo gol, passa la Juventus, indovinate un po' con chi. Venom non ha nessuno come ultimo uomo il Verona, allora Venom si prende un rischio, alla fine perde palla, poi fa fallo, ma non c'è più tempo, finisce il primo tempo, 1-0 per la Juve, decide Campolunghi. Mancava solo lui all'appello, il critico allenatore della Juve, come stai? Sto abbastanza bene, meglio perché sto qua, sto un po' febbricitante, ma per la Juve questo è altro, non ti preoccupare, ma ho sentito che la situazione era pessima, ma sono sicuro non per la mia assenza, ma per i ragazzi sono un po' così confusi. E come li hai visti invece in questa partita? No, sì, bene, hanno approcciato bene la partita, non facile, sai, calcetto è un altro mondo, però li vedo bene, li vedo vogliosi di arrivare in fondo. Cominciano già i primi cori, perché la prossima partita è il derby, derby della capitale, Lazio-Roma. Occhio a Fed, la risposta reattiva di Instakeeper con un braccio largo il sinistro. Fed con la punta, Fed, largo. È libero Campolunghi, mai lasciare tutto questo spazio a Campolunghi che prende sul petto Instakeeper. Allora è sempre 1-0, no week. Ancora lavoro di suola. Fed cerca la sterzata, poi prova ad aiutarlo a no week, invece gli si mette davanti e riparte la Juve. Tacco di Pipega, che giocata per Campolunghi, che ha messo fuori il pallone del 2-0. Campolunghi, giocata! Campolunghi, palo! Palo non è gol, ovviamente. Campolunghi. Impressione quasi Pirlo. Ron col destro. 2-0 della Juventus. Gol e assist per Luca Campolunghi. Il gol stavolta del 7 della Juve. Ron fa 2-0. Sale Mkhitaryan, ancora lui, Instakeeper, fenomenale nell'andare a terra davvero in mezzo centesimo di secondo. Federic, no week, Federic sulla linea, Instakeeper, e adesso Campolunghi in campo aperto per fare 3-0 e per chiuderla. Campolunghi non sbaglia mai, non sbaglia mai da quella posizione, 3-0 per la Juve. Danese, no week. Brava la Juve anche a rientrare in tempo con i suoi difensori. Qui numero di Federic con tunnel allegato a Pipega. Federic! Meritato questo gol da parte di Federic, visto quello che ha fatto, il tunnel a Pipega e poi il destro a infilare Instakeeper e a fare 3-1 in qualche modo, a ridare anche un po' di speranza all'Hellas Verona. Però
Verona per alimentare un po' di speranze ancora di più dopo il gol di Federic poco fa. Danese deviazione, Federic è solo, Federic ha la palla del 3-2, ma si divora l'occasione per fare meno uno, comunque non ci sarebbe stato tempo. Finisce la partita 3-1 per la Juventus sull'Hellas Verona, che saluta la YouTuber Summer Cup. La Juventus affronterà il Milan e tra poco il derby della capitale. Ci posso credere, sono stati 3 giorni con una squadra che non si conosceva, abbiamo dato il 100% con un caldo devastante, ci abbiamo provato e alla fine il gol è arrivato. Avevo promesso che chi segnava si apriva un pacchetto vintage rarissimo, ma non lascio niente a nessuno ragazzi, zero. Però è stata veramente una bella partita, complimenti a Luca che è come sempre un mostro. Speriamo bene, siamo partiti malissimo, adesso abbiamo passato il turno. Meno male, ho fiducia nei miei compagni e se mi arrivano le palle gol qualcosa mi ricordo, dai. Qualcosina, dai. Ieri hai fatto il portiere, oggi giochi come punta, Vlad. Diciamo che in 2 partite di fatto il portiere è stato l'uomo più pericoloso, un po' la Ragnar. Cioè lui quando ha avuto spazio è sempre riuscito a salire, anche a dribblare, lasciando cioè anche gli 1 contro 3. Quindi abbiamo riportato Diego di C-System in porta, che è il suo ruolo naturale. Come stai? Non sto al 100%, quindi diciamo che già non stavo bene. Ho avuto dei problemi contro l'Inter e non volevo giocare. Avevo già chiesto dopo la partita di trovare un sostituto. Ringrazio Michele perché il fatto che lui, nonostante un infortunio, nessuno prende dei soldi per giocare a queste partite e quindi lui vuole essere in campo perché ci tiene. Questo significa essere squadra. Prima di un derby la cosa più importante, il resto lo vediamo in campo. Sfida da dentro fuori, o la Lazio o la Roma. Benvenuti al derby della capitale. Solo l'ok dei portieri, anche l'ok dell'arbitro. Si può andare, divertiamoci, inizia il derby di Roma. Savage pronto a battere, va con il destro Savage, troppo largo. Pellegrino, Sergio Cruz, spara la porta, doppia solata il destro. Vantaggio della Roma, Sergio Cruz, 1-0. Risulta come Paolo Dybala con la Dybala Mask sotto la curva sud. Lazio a 0 punti ieri, 6-0 contro la Fiorentina, 2-0 contro il Milan, le 2 sconfitte. La Roma ha pareggiato, meglio, ha vinto con il Verona 4-0 e ha perso poi con l'Inter 4-2, così facciamo un recap. Ci prova Savage, gran parata, gran tuffo, gran volo di Pechini a mettere in angolo, eccola la Lazio che arriva con Stramacci, quasi da terra ma sempre Pechini. Sergio Cruz, quasi da fermo, contro Lorenzo Roma che lo guarda negli occhi e Sergio Cruz fa un gol fantasmagorico, sempre Sergio Cruz, 2-0 per la Roma, doppietta di Sergio Cruz e questo è ancora più bello di prima, ancora più bello. Lo sciuscià stile Moriero Ronaldo, siamo tornati indietro di un po' di anni. Adesso Roma tutta dietro a proteggere il 2-0. Gigi davanti, Savage si gira col sinistro, bella giocata Nemos di ginocchio, Pechini ancora determinante, poi in dribbling, il campo sta finendo, c'è Lorenzo Roma a fare muro. Sequolf, palla di ritorno per il boss, 2 fischi di Pierluigi Collina. Allora finisce primo tempo 2-0 per la Roma, la doppietta di Sergio Cruz. Doppietta, ma sei consapevole che non valgono per la classifica capocannoniere? No vabbè, la classifica non importa, penso importante è passare il turno e pensare alla prossima partita, però dobbiamo stare concentrati perché l'ultima partita con la Lazio eravamo in vantaggio e abbiamo perso. Ubriachiamoli di pallone! Rimessa laterale per la Roma. Michi Rapolla, nome per stare i piedi, grazie. Davanti da Sergio Cruz, si muove Michi Rapolla, Sergio Cruz!
Respinta di Lorenzo Roma, Sergio Cruz! Sergio Cruz! Sergio Cruz! 3 volte, 3-0 per la Roma! Lorenzo Roma cerca l'imbucata, Sikov attento, e allora Miki Rapolla, Sergio Cruz contro Lorenzo Roma, 2 contro 1, Miki Rapolla mette fuori Nemos. Vlad può calciare, Pechini, Lorenzo Roma, Gigi fermato da Miki Rapolla, Pellegrino in qualche modo, Sergio Cruz disturbato da Gigi, suola e poi destro di G-System, l'ha presa. Oggi è molto complicato fermare Sergio Cruz, ci prova al volo Gigi, ci ha messo una pezza, poi Vlad ancora come un trattore, Pellegrino, Miki Rapolla davanti, Sergio Cruz, altra chance, Sergio Cruz 4-0, ma non è possibile, li fa tutti lui, sono 4, è poker della Roma, è poker di Sergio Cruz, la sta vincendo praticamente da solo, 4-0 per la Roma. Lancio su Sergio Cruz, gli gira attorno Miki Rapolla, Sergio Cruz anche da terra, Gigi, buona azione difensiva, Stramacci invita Vlad a salire, palla su di lui, Vlad rientra in qualche modo in partita, la Lazio con Vlad, 4-1. Palla di là, su Stramacci, rientro difensivo di Miki Rapolla, perfetto, c'è una gamba alta, quindi fallo contro Rapolla e quindi per la Lazio, sarà di seconda giustamente, quindi serve un tocco, braccio alto di Collina, sarà tocco e tiro, battuta di Lorenzo Roma, il ginocchio di Pechini finisce qui, ha vinto la Roma, vince 4-1 contro la Lazio, il derby è giallorosso, va così ai quarti di finale ad affrontare il Bologna. Come avete visto la vostra squadra, ecco? Ma secondo me dopo un derby vinto non ci si può lamentare, ecco, adesso affronteremo una grande squadra come il Bologna, però ho visto una grande Roma, sono sincero. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, sembra che ho giocato io per quanto sono zuppo. Giochiamo bene, un altro calcio, sono contento, queste due vittorie fanno tanto al morale della squadra. C'è tanto da dire come non c'è neanche niente, nel senso che noi eravamo venuti qui sapendo di tante nostre problematiche. Purtroppo abbiamo visto i risultati in Youtuber League e in Summer Cup. Capiamo che cosa fare i prossimi anni, ma di sicuro noi dobbiamo dare tanto 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 di più, perché per quanto i valori in campo potessero dire altro comunque sulla carta, noi potevamo fare sicuramente meglio. Che cosa hai fatto, capitano? Perché non giocherai oggi? Non giocherò perché mi sa che l'unica arma che possiamo giocarci è quella di fingere gli infortuni e mi sono dovuto togliere da mezzo, abbiamo chiamato il nostro pupillo. È la mia prima volta, infatti vediamo come andrà, però spero di sostituire bene Crispo e di fare bene, perché anche questo serve il mio campo, quindi spero di far meglio anche rispetto a 7. Incontriamo una squadra, una delle più forti, la squadra che ha vinto la finalissima della Youtuber League. Siamo arrivati secondi nel girone, che abbiamo beccato? Non quelle pippe della Juventus, ma abbiamo beccato il Napoli. Ci vuole anche fortuna nel calcio. Siamo partiti a bomba, proveremo a dare tutto per tutto anche in questa partita. Si parte, Sciale, Matthew, partito Sciale, Matthew gliela da profonda, traversa, era battuto Ferroni. Eccolo Fabio Di Mauro, assist per Matthew, lucidissimo, gran gol di Matthew, ha messo a sedere praticamente mezza difesa della Fiorentina sul passaggio di Fabio Di Mauro. Napoli in vantaggio con Metti 1-0. Rabiot il cavallo pazzo del Napoli, guardate che bello con quella chioma al vento. Rabiot, facci un saluto. Fabio Di Mauro,
ancora scarico, apertura che non c'è, insiste ancora per Fabio. Di Mauro era solissimo Sciale, eccolo Di Mauro, ogni istante lo capisce, poi va lui sulla corsia davanti Mearini. Dario c'è, Di Mauro ancora con la punta, Mirko con il tacco e c'è un tocco di braccio e calcio di rigore per il Napoli. Calcio di rigore per il Napoli. Mi parli per favore della giocata, anzi parlami tu con la banana in bocca, della giocata di Mirko, l'hai vista? Che se dice arriva Ombrosa? Ma hai anche sporcato quella banana però. Rigore per il Napoli, parte Fabio Di Mauro, sceglie la potenza, va centrale. Altro che Crispo! E il Napoli prende il volo. Faccio ora in telecamera. No. Sai che con Crispo in campo il Napoli non ha mai vinto in questa Summer Cup e quindi Di Mauro vuole un po' ribaltare la situazione. Vabbè, due partite, capito. Di Mauro di qua, Mirko in area, scelto Fabio Di Mauro, sinistro, 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 non parte. Matthew, è libero Mirko, visto, servito e palla toccata, ma non è uscita. E allora Mearini, gioco di gambe, piede perno, mette il corpo contro Sciale, cross Zani liscia. Palla fuori, intanto finisce il primo tempo. Esatto, siamo a fine primo tempo, te lo dico, fare la Fiorentina sta pensando troppo. Ieri c'era più spensieratezza secondo me. E poi questo è anche un classico della Summer Cup però, perché abbiamo visto tante squadre partire tanto forte e poi però essere un po' più sulle gambe il secondo giorno. Detto questo, so tre piotte per analisi, grazie. Ma che vuoi? Secondo me siamo un po' in difficoltà anche dal punto di vista fisico. Stiamo sbagliando tanto, tanti passaggi, siamo un po' imprecisi. Speriamo di rifarci in questo secondo tempo. Si va! Pucci, avanza, lo spazio destro di Pucci, Dario. Fiorentina ha bisogno di sbrigarsi, è sotto di due. Mearini prova a prendersela lui sulle spalle la squadra. Tunnel forse involontario su Di Mauro, anche in caduta. Ha provato a calciare Dario, c'è Ogni Santi. Destro di Ogni Santi, palla in porta, bacia lo stemma. Eccola la reazione della Fiorentina con il suo capitano, con Flavio Ogni Santi, 2-1. E adesso è un'altra partita. Santi primo palo, Fabio Di Mauro lì, 1-2, Matthew in area, cross e palla in porta, segna il Napoli con Super Allan. Non basta Romero e Super Allan è lì, deve solo spingerla dentro. 3-1 per il Napoli, gol di Super Allan. Mearini, bel colpo di tacco, Zani davanti alla porta, 3-2, rieccola la Fiorentina, rieccola, non molla mai. Destro di Mearini, Mearini, eccola qui la Fiorentina che pareggia, 3-3 quando il Napoli sembrava sicuro di averla in mano. E invece è uscita fuori la Fiorentina, è uscito fuori prima con l'assist di tacco per Zani e poi con questo bel gol di destro Mearini, sempre lui. Occhio alla Fiorentina ancora, Mearini ha preso coraggio, piede perno, si ferma, protegge, difende, aspetta i compagni, però Sciale non lo molla, si aiuta anche con un pizzico di malizia Sciale. Mearini, che giocata che aveva fatto Mearini. Matthew, Mirko, Matthew, bella giocata ancora Matthew, Matthew è di nuovo in vantaggio al Napoli, ancora con Matthew, 4-3 a meno di 100 secondi dalla fine. Sulle spalle Ogni Santi, Zani alto, Mearini può girarsi, forse per un attimo ha pensato anche di rovesciare Fabio Di Mauro per chiudere la partita. Di Mauro per Mirko che fa 5-3 e chiude il discorso, stavolta è chiusa veramente, forse ci arriva anche il pallone addosso, no, risulta Mirko, 5-3 del Napoli. Possiamo dire che però il 98% l'ha fatto Fabio Di Mauro, vero, ma Mirko segna sempre in ogni partita che ha giocato. Non ricordo una partita in cui Mirko non abbia segnato. Tanto il Napoli gioca, Matthew
Tacco! Bello per Mirko, cross per Sciale, deviazione, non c'è più tempo, ha vinto il Napoli, battendo la Fiorentina 5-3, da 3-1 a 3-3, brava la Fiorentina a rientrare in partita, poi però il Napoli negli ultimi due minuti ne ha fatti due di gol e ha vinto questa partita. Finisce questa avventura per la Fiorentina. Dispiace tanto perché loro sono stati più bravi di noi, quindi c'è poco da dire, l'avevamo anche ripresa. Avete visto? Ho fatto la scelta giusta, fingere l'infortunio è stato... No, comunque, serio. Bravi ragazzi, io purtroppo li ho lasciati perché ho una contusione al ginocchio. Ci dobbiamo riposare perché è stata molto dispendiosa la partita, quindi ora tutto in piscina. Sì, tutto in piscina, mi fa piacere per il gol, mi fa piacere pure per le esultanze, no? Mi sono sbloccato finalmente. Schifo, mi state tutti gocciolando addosso, va bene, potete andare, grazie. Incredibile, io mi sono messo qua per dire una parola, quella non mi ha messo il microfono, non ci credo, incredibile, zero interviste quest'anno, sto dando il sangue qua a terra, forza Napoli. Non so bere, però comunque ricordo a Fratino che il tè alla pesca è meglio di quello al limone. In ogni caso è finito questo primo video del giorno, il nostro secondo giorno di questa Summer Cup, ma soprattutto è finita la prima parte dei playoff. Adesso si continua con quelli che fondamentalmente sono i quarti di finale, anche se sono solo tre partite, perché poi ci sarà un ripescaggio in seguito a uno spareggio tra le due migliori perdenti di questi quarti di finale, per andare a comporre poi quelle che saranno le semifinali. In ogni caso accanto a me è arrivato Mirko con due belle cose, intanto la maglia di Gibi, che lì c'è lo stand meraviglioso, e soprattutto come... Questa tra l'altro è quella del Tucumano Pereira. Sta piangendo anche il Tucumano Pereira, perché Gibi fa maglie con telecronache straordinarie, non solo del calcio vero, ma anche della YouTuber League e Summer Cup. Abbiamo un sacco di nostre partite, anche la mia. Io ci tengo anche a ringraziare il Verona perché mi ha dato la maglia personalizzata con Mastro Romeo 5. Non... C'è ancora chi te vuole in squadra, pazzesco. Pensa te. No, vabbè, ci tengo a ringraziare il Verona che è stata la prima squadra ufficiale a partecipare a un torneo nostro e non vedo l'ora di vederli di nuovo in campo, anche perché spero si siano divertiti. Signori, ci vediamo tra qualche giorno. Perché si entra nel vivo ancora di più, quarti di finale. Ciao. 1, 2, 3.